interior designer, ho uno studio qui a Milano, collaboro con altri architetti e con altri studi perché mi occupo di interni, esclusivamente di interni. Ho la passione soprattutto per le case, adoro fare le case sartoriali perché è una cosa che mi rende molto felice proprio dare alla persona la propria casa. Negli ultimi tempi ho fatto una casa in Corso Sempione dove lì non ho avuto totale carta bianca perché ho voluto ascoltare tantissimo il cliente, però è stata una casa molto personale perché il cliente riusciva a esprimere le sue esigenze, perché è una persona che ama molto avere gente in casa, quindi gli spazi molto aperti e soprattutto la ricerca di materiali utilizzando gli ottoni, utilizzando i legni, le laccature. È una casa che mi ha dato tantissima soddisfazione perché ogni volta che proponevo qualcosa il cliente si motivava sempre di più e anche lui faceva le ricerche, quindi le ricerche erano una simbiosi tra me e lui e è riuscita benissimo. Il ruolo dell'architettura è quello di rendere, secondo me, sempre una casa senza tempo, dove hai modo di cambiare comunque sì dei complementi d'arredo, cambiare dei rivestimenti, ma la tua casa nell'architettura deve parlare, cioè gli spazi devono essere comunque sempre belli, puliti, funzionali. Che a distanza di anni ti dispiace magari cambiare casa o venderla, ma l'architettura, secondo me, deve essere senza tempo. A me piace tantissimo il Pirellone. Io dico che bisogna andare a vedere il Pirellone, soprattutto l'ultimo piano, che ha una visualità della città che è bellissima. Il Pirellone per me rimane sempre il più bel pezzo di architettura che ci sia stato.